Si chiama iperbole il luogo dei punti del piano per cui resta costante il valore assoluto della differenza delle distanze dai due punti fissati detti fuochi. Si tratta quindi di una curva formata da tutti e soli i punti per cui la differenza delle distanze dai fuochi resta costante in valore assoluto. L'iperbole ha due assi di simmetria, la retta passante per i fuochi F1 e F2 e l'asse del segmento F1-F2. Il centro dell'iperbole è l'intersezione di tali assi. L'iperbole si può intendere anche come una curva aperta, formata da due rami determinati dalla presenza del valore assoluto nella definizione del luogo. Se la distanza del punto da F1 è maggiore della distanza da F2, avremo il primo ramo. Viceversa, se è minore, avremo il secondo. Come abbiamo visto, l'iperbole insieme ad altre curve come ellisse, parabola e circonferenza fa parte delle coniche. Intersecando la superficie conica con un piano che forma con l'asse della stessa un angolo minore dell'apertura del cono, si ottiene un'iperbole.